Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione di LabTV24. Sono Luca Bordogna e accanto a me è la mia splendida collega Polina Valeria Milova. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Siamo in diretta dal nuovissimo studio L34 del Velodromo. Dunque, questa è un'edizione speciale? Certo, edizione speciale Sky Sport. Ma il tempo è poco e i servizi sono densi di contenuti. Innanzitutto, come nasce Sky Sport? Il servizio di Matteo Zuccheri. Sky Sport è la testata giornalistica di Sky Italia SRL, operante nel mercato televisivo italiano dal 31 luglio 2003, in seguito alla fusione tra Telepiù e Stream, i due network televisivi presenti allora nel nostro paese. Allora diciamolo tutti insieme! Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo, abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Grazie Matteo, una storia che continua quella di Sky Sport, ispirata innanzitutto alla scelta strategica di offrire un prodotto differenziato e che permette di sfatare il mito per cui lo sport in Italia coincide soprattutto con il calcio. Entriamo pertanto nel dettaglio dell'offerta con l'aiuto della nostra inviata Roberto Gelli. L'universo non calcistico per quanto ci riguarda è molto importante perché abbiamo in questo momento quattro canali premium sport, Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport 3, Sky Sport Extra, più tutti i canali calcio. Lo sport di Sky farà di tutto per conquistarti. Questo è sport, questo è Sky. Frustrazione, stringere i denti. Nessun miracolo, telefonate agli amici. Nessun salvatore della patria. Niente paura, gioia, speranza. Niente colpo di genio. Nessuna esultanza. Niente 442, 433. Niente palla lunga e pedalare. Niente noi vogliamo 11 leoni. Niente campioni del mondo. Niente calciomercato. Niente l'aria d'amico. Nessuna libertà di scegliere quale partita vedere. Niente che ci faccia davvero sognare. Lunga vita al calcio. Il calcio è ovviamente dominante perché condiziona moltissimo il mondo dello sport ma anche l'economia di vita delle televisioni, però oggi noi riteniamo di poter offrire un prodotto completo con anche quello che noi chiamiamo lo sport. Uno sport dal volto multisfaccettato che non può non considerare i generi popolari di larga diffusione come il rugby, il basket, il wrestling. La decisione di trasmettere sport come il golf e il tennis deriva dalla volontà di allinearsi il più possibile con il proprio target obiettivo. Entrambi, infatti, sono da sempre sport targettizzati in alto, accessibili a quella fascia di popolazione caratterizzata da un reddito medio-alto, con una capacità di spesa elevata e quindi con una maggiore possibilità di abbonarsi. Sono laureato di economia. E non ho fatto un giorno il mio lavoro. Ridiamo la linea allo studio, ma prima la pubblicità. Certo che l'offerta di Mediaset non è poi così interessante, solo Serie A, Champions League e Coppa UEFA. Io stasera guardo il 6 Nazioni. E poi durante le feste ci sono anche golf, tennis, basket, anche se non c'è il campionato. Uff, io questi sport non posso vederli però. E poi ci sono il wrestling, le Olimpiadi, Sky Sport 24 e tutti i canali sono in HD e presto introdurremo anche il 3D. Vabbè, ho capito. Comunque, liberi di. Certamente tutti questi servizi sono elementi distintivi importanti. Senza dubbio, ma l'aspetto più sorprendente di Sky Sport resta l'eccellente qualità delle immagini e sociali servizi interattivi. Se oggi la frontiera della HD sembra così scontata, molti sono in dubbio che attraggano le tecnologie 3D, ancora troppo lontane dall'immaginario collettivo. In effetti, Luca, i famosi occhialetti non ci azzeccano molto nell'appuntamento domenicale con gli amici, senza dimenticare che con il supporto tecnologico hanno un certo costo. Sentiamo il parere di chi in prima persona tocca dal vivo la questione. Lorenzo Dallari, intervistato dalla nostra inviata Roberta.
Signor Dallari, cosa ci può dire riguardo il tipo di trasmissione di Sky? Questo lavoro noi lo possiamo fare perché abbiamo tanta banda, perché abbiamo un satellite nostro di trasmissione che si chiama Hot Bird 2, che è stato sparato da Telepiù nel 97, da Cape Canaveral. La completezza dei contenuti comprende una dimensione quantitativa, riferibile alla varietà degli sport inclusi nell'offerta Sky, ed una qualitativa, riguardante il modo stesso di produrre il contenuto o semplicemente di trasmetterlo. È d'obbligo dire, innanzitutto, che il prodotto Sky si differenzia da tutti gli altri, in prima battuta per la qualità dell'immagine, qualità ricercata attraverso l'utilizzo delle più moderne frontiere tecnologiche del settore. Gli italiani lo sanno, esistono due Cassani. Siamo proprio uguali. Uguali uguali no. Sky, infatti, è stata la prima televisione a lanciare la visione in high definition in Italia in occasione della finale di Wimbledon del 2007. Il calcio più bello è solo su Sky, tutta la Serie A in HD e interviste esclusive nell'intervallo. Nuova frontiera nella qualità dell'immagine è il 3D. Anche la trasmissione in 3D, come più di quella in HD, richiede spese più elevate ed una maggiore larghezza di banda. Avendo entrambi i fattori a disposizione, Sky è riuscito ad assicurarsi anche questo primato, trasmettendo il 3D in Italia con la Ryder Cup del 2010. L'elemento distintivo fondamentale, tuttavia, riguarda i servizi interattivi che accompagnano ed ampliano l'offerta sportiva. L'interattività, infatti, caratterizza l'unicità e la diversità del prodotto Sky, un prodotto televisivo arricchito nei contenuti che consente al telespettatore di comunicare direttamente dal proprio televisore. Signor Dallari, per esempio, riguardo al calcio, cosa ci può dire relativamente ai servizi spin-off? E l'highlight viene fatto qui, contemporaneamente su tutti i campi. In più, qui viene fatto diretta gol. Ogni postazione ha un commentatore con un vigile, che è un giornalista che sta in regia, che dice, parla Dallari a San Siro, una tacita, tocca a Nosotti all'Olimpico. E qui, ogni postazione, c'è un giornalista con un... postazione grafica touchscreen per le statistiche, e facciamo questo doppio tipo di lavoro qua. Visto da un punto di vista contabile, perché comunque di impresa si tratta e quindi i numeri vogliono la loro parte. Se prendiamo in esame le attività presenti nello stato patrimoniale, incontriamo due voci di notevole rilievo. La prima è rappresentata dagli investimenti in attrezzature, pari al 24,39% del totale delle attività. Questa è la conferma di una strategia orientata a tenere il passo con l'innovazione tecnologica e che trova riscontro nella formulazione di un'offerta che prevede canali in HD e in 3D, oltre che a servizi interattivi. La seconda voce è l'avviamento, che copre il 18,84% dell'attivo e testimonia la presenza di attività immateriali che solitamente non vengono contabilizzate, ma a cui viene comunque attribuito un notevole valore per l'impresa. È facile supporre, anche alla luce del contributo fornitoci da Lorenzo Allari, che questa voce comprenda il marchio Sky. Per quanto riguarda il conto economico, risulta essere particolarmente interessante la struttura dei costi dell'impresa, al cui interno quelli sostenuti per i diritti sportivi rappresentano il 50% della spesa per l'acquisto dei diritti, che a loro volta caratterizzano il 49,36% del totale dei costi. Anche in questo caso, quindi, l'obiettivo di Sky Sport di realizzare un pacchetto che offra una vasta scelta di eventi sportivi trova un riscontro positivo nei dati del bilancio, che confermano l'effettiva attuazione di tale politica. Siamo giunti al termine del nostro programma, grazie per averci seguito e alla prossima. Stai riprendendo, Angel, mamma. Hello? Over here. Andiamo la linea nello studio. Slata! Ibrahimovic!
1-0.